Signori, ebbene sì, nuovo aggiornamento per quanto riguarda Gran Turismo. E non posso non continuare per questo. Signori, benvenuti a una puntata di Ignoranza Volante Pericolo Costante con questa serie su GT Sport. Contenuto aggiuntivo 1.40. Vediamo che ne viene fuori. Allora, aggiunto un po' di auto. Circuito in Sardegna. A Shai piace questo elemento. Piacerà questo elemento. Ci sono eventi alla GT League come campagna. Campionato gare di gare di durata X. Nope. Non lo farò mai. Esperienza del circuito e altre inquadrature. Vabbè, vediamo cosa ci dà di nuovo la GT League con questo aggiornamento. Sembra che ci siano gare nuove fra i professionisti. Ci sono? Sì. La Group One Cup. Ed è proprio in Sardegna. Si va in Sardegna. Bucatti, Lanismo. Allora, io non saprei. C'è la Bugatti R18. L'unica che non ho provata l'Anismo. Ah, beh, proviamo l'Anismo. Così, tanto per fare una prova nuova. Eventualmente alla prossima si torna al Tomahawk. Vediamo come ne esce fuori pompata l'Anismo, che io non so che macchina sia, non ho proprio la più pallida idea. Io voi penso avete capito, sono completamente ignorante in termini macchine. Io questo gioco lo affronto in maniera ignorante, perché ignorante io sono. E quindi vedo Tomahawk, vedo robe strane, vedo che è meglio impostarmi l'auto. Allora sblocchiamo tutte le robe. Si aumenta i cavalli in 950. Mi sa che non ho fatto un bel affare. Ne ho posto solo. Bene. Allora, io qua diminuisco il peso e aumento i cavalli. 800. Non ho fatto un bel affare a prendere questa macchina, direi. Decisamente no. Ma vabbè, la prova. Dovevamo farla. Avanti. Magari avrà una buona tenuta nei buoni treni. Tanto siamo qua in Sardegna. Ci sarà Shai, qualche curva che ci saluta caldamente. E mamma, no, non ha neanche quella gran tenuta, quindi diciamo che non ci sono tanti motivi per usare l'Anismo. Mamma mia, che curva, poco e male. Bene, ottimo. Cioè, mi sembra ottimo. Mi sembra davvero ottimo. Porca miseria, porca miseria, mamma. No, vabbè, quando accelero smette di curvare. Mamma mia, no. Scusate, no, esci, no, io direi che usciamo e ci affrontiamo, l'affrontiamo, rifacciamo, partire qua, Tomahawk. Le abbiamo provate tutte, ma il Tomahawk è il Tomahawk. Si torna al Tomahawk, al vecchio amore di questa serie. Si va di Tomahawk, signori, si va di Tomahawk, se non è il Tomahawk originale, quello della versione Vision, diciamo, il Tomahawk purtroppo non è quella, ma con questo comunque interessante ci si può prendere delle soddisfazioni, o almeno ci proviamo. Vai di Tomahawk, tutta rottana. Ok, ecco.
Ecco, a posto. Che non volevo, chiedo scusa, non volevo. Non volevo. Però già va meglio, eh. Devo un attimo prenderci la mano, ma già va meglio. Lì. Non volevo, chiedo scusa, non volevo. E adesso sono abituato. No, mamma mia, si vede che non tocco Gran Turismo da un po', eh. Si vede, si vede, si vede, giusto, si vede tantissimo. Io direi che io non la rifaccio più, nel senso che la faccio una volta perché cioè, un secondo tentativo me lo concedo, ma poi basta, poi come va, insomma. Si vede che da un po' che non gioco a Gran Turismo. Si vede già che sono bravo di mio. No, immaginate voi se mi metto pure a. Mamma mia, se metto. Mamma mia, no, è niente. Niente, il problema non era la macchina, è abbastanza evidente che il problema non era la macchina. Porca miseria, ma porca. Allora, vai! Vai! Vabbè, ho capito, qua c'era. Vai! Accelera, accelera, ripassali, dai! E porca leva di alba, ah, sulla terra, non si mai, secondo giro, vai, mamma, devo recuperare tipo le posizioni prima, c'è ancora, c'è sono ancora dietro rispetto alla partenza, cioè sono. Mamma mia, ancora devo recuperare la posizione che era mia alla partenza, quindi figuratevi voi che bella partenza che ho fatto. Va bene, frena, frena, frena. Vai. Porca. Vai, ti va di Tomahawk. Permesso, permesso, tua mamma. Perché io non l'ho frenato? Frena! Vai! Vai! Niente. I muri sono fatti di melassa. C'è la carta. Nei muri di questo tracciato evidentemente c'è la carta moschicida. Se con il quale si attacca. E alla, la, e vai! Niente. Niente, è destino che deve andare male. Vabbè, amen, pazienza. Va bene. Da ignorante questa la facevamo, quindi. Vai! Sono fatto davvero scarso, devo dire. È abbastanza evidente che io sia fatto proprio tanto scarso. Ferma. E qua? L'hai permesso, mi scusi. Olè. E frena. Mamma mia, come sto andando male. Allora, frena. A posto. Qua. Non li vedo neanche più quelli che devo. E perché freno qui? Io non mi capisco. Non mi capisco perché freno lì io. Vabbè. Qualcuno lo vedo. Molto in lontananza qualcuno lo vedo. Frena. No, è perché freno, perché freno. Ecco, qua invece devo frenare, ma va bene lo stesso. Olè, dai. Frena. Però quando deve frenare non frena mai sta macchina. Vabbè. Olè. E adesso siamo al quarto giro. E faccio giro record, continuo a fare giri record nonostante tutto. Nonostante.
nonostante io stia guidando in maniera ignobile, faccio giri record su giri record e sto veramente guidando in una maniera ignobile, eccetto questo per... Vabbè, ok, vabbè, questo l'ha buttato fuori. Salve, io te ti finisco, c'è di mammuro. Sei fortunato che sei finito dietro. Ah, frena. Vale, vieni qua. Sì, allora devi stare di svantaggio. Muro, va bene. Muro, olè, a posto, vai. Mi sa che sono distanziati quelli. E allora, ma non... Oh, niente, mi sei incagliato. Mi sei incagliato, vai. Niente, quella non è terra, è melassa. C'era melassa. D'accordo. Non esageriamo, non esageriamo. E che vabbè, a posto, nessun problema, ripartiamo. Mamma mia, sto facendo schifo. Va bene, e devo riprenderci la mano, devo assolutamente riprenderci la mano, è abbastanza evidente la cosa, già che ripeto, già che non so sto gran fenomeno. Frena. Vai. Sì, tagliamo tutto il tagliabile. Di potenza, frena troppo. Troppo veloce, troppa potenza. Va bene lo stesso. Porca di que. Qua, ecco, qua frenavo, ora posso, visto che posso prenderlo a velocità massima e frenavo, vai! Ecco, adesso per favore, ok, la carta moschicida del muro non ha preso. Ah, è a posto, vai, boom, a posto così, di rimbalzo, va bene, permesso, grazie. Oh, 12°, poi Eira, ecco, per l'ultimo giro, però ormai è evidente che non posso né vincere né arrivare sul podio, insomma si fa quello che si può, che si riesce a fare. Là, vai, di là, LP, l'alero, e frena, vai, frena. Allero, vai che ci sei. Ma almeno magari nei primi 10, ce la facciamo nei primi 10, giusto per farla quasi decente. Nei primi 10. Ma possiamo levarci. Vai. Frena. No, perché freno? Qua devo frenare. Vai là. Comunque veramente con questa macchina, per come ho guidato, dovrei essere tipo straultimo. Sono, diciamo, nel centro classifica solo per merito alla macchina. Con macchina frequente normale come le altre sarei straultimo, lo so benissimo. Ma il Tomahawk è sempre il Tomahawk. A posto. Adesso ultimo giro. Ho fatto pure il giro record. Che bello. Frena. Oh, allora. Siamo ottavi in questo momento. Ottavi. Dai che ci siamo. Frena. No, arca di quelle. Riparti. Dai, almeno un sesto posto non sarebbe male. Sesto.
questo per come sono partito non sarebbe male. Muro! Permesso, permesso, mi scusi, permesso, permesso, permesso. Oh, bene, prete, a posto, va bene così. Porca miseria, non so come è uscita sta roba, non lo so, non ne ho idea. Va bene, al muro, lei. Frena, frena, no, troppo, troppo. E dai, non ti incagliare, non ti incagliare, via. No, settimo, sono settimo, vabbè, amen. Settimo, vabbè, amen, pazienza. Evidentemente magari una prossima volta riproverò a farla. Una prossima volta, però adesso c'ho il polso, non me lo sento più. Aia, che brutta gara, che brutta gara che ho fatto, signori, che gran brutta gara. Lo ammetto, brutta, brutta davvero, brutta forte. Vediamo se chilometraggio almeno mi danno. Chilometraggio della... mi danno chilometraggio del... no, non mi danno allenamento giornaliero, non me lo danno. Benissimo, signori. E allora, signori, per questa puntata noi ci salutiamo qua. Ci appuntamento alla prossima puntata, dove faremo l'altra gara del GR Group, Group del GR1, dalla, insomma, il GR1 Cup, so quello che, insomma, l'altra gara, quella a Kyoto, cosa. Vabbè, detto questo, molto semplicemente, saluto di quanti voi, alla prossima.